bastare. Bene, prova adesso. Che palle. Quanti generatori vogliono? Si può sapere cosa se ne fa? Non importa. Loro ci danno ordini, noi ubbidiamo, senza fiatare. La scorsa settimana gliene abbiamo mandati un sacco. Neanche avessero delle cazzo di luci da stadio. Abbassa la voce, fratello, se ti sentono alla fine. Attenzione là sotto, lo tiriamo su! Chissà che succede al palazzo. La montagna è avvolta nel fumo. Sono nella merda! Quattro! La nostra base costiera è stata attaccata da nemici sconosciuti. Sospettiamo sia opera degli americani, giunti fin qui per sabotare le nostre operazioni. Le comunicazioni sono saltate su tutta l'isola e abbiamo subito ingenti perdite. Molti dei nostri soldati sono spariti senza lasciare traccia. Tutti i superstiti si dirigeranno verso l'antico monastero per assumere il controllo dei fenomeni atmosferici. Ci aspettiamo una forte resistenza. Richiediamo rinforzi con la massima urgenza. Munito.
Abbiamo un intruso. Thank you.
pazza dei guai o ti sei cacciato? Dell'era Meiji, ovvero il 1873. Un lato è usurato, come per eccessivo sfregamento. La moneta porta fortuna di un soldato. Lara ha ragione. Quest'isola non è per niente normale. I fenomeni naturali che incasinano il tempo, la base militare, una regina del sole e una setta di pazzi fanatici. Sembra di essere in un gigantesco reality show, oppure in una candid camera di dubbio gusto. Che ci siano telecamere nascoste tra gli alberi. Se volevano farmi cagare addosso dalla paura, ci sono riusciti. Provo a riderci su, a costo di far incazzare Reyes. Devo rendermi utile in qualche modo, altrimenti qui esco completamente di testa. Magari fossi come Lara. Quella ragazza è incredibile. Non solo è geniale, ma può anche metterti KO in 2 secondi. Se fino ad ora non mi ha adocchiato, dubito che lo farà mai. Ma se facessi qualcosa di eroico per attirare la sua attenzione... Sistemare quella roba appena avete finito! Non si muove! Largo! Che penso io? Quelle armi non servono! Ehi, chi c'è? Un vermiciattolo? Sono... Ti scaverà la fossa! Run!
era passata una vita. In fondo devo ringraziare Lara per questo lavoro. Lei ha sempre creduto in me. All'università quegli snob dei suoi amici mi spottevano e basta. Per loro ero una stupida americana fissata con il cinema che metteva nei guai la loro studentessa modello. Ma non potevano immaginare che Lara sotto sotto ha un grande spirito avventuroso. Era stata lei a proporre quel viaggio assurdo in Bulgaria con gli zaini in spalla. Però ammetto che quel locale malfamato di Sofia era stata una mia idea. E non ci saremmo mai sognate di avventurarci da sole in Tanzania per le vacanze di primavera. Invece eccoci al secondo anno tra le rovine del versante sud del Kilimangiaro. Lara armata di taccuino, io di cinepresa. Questa è la vera Lara, avventurosa, audace e sveglia come nessun altro. E un po' più sorridente grazie a me. Chissà quante altre avventure pazzesche ci attendono. Dovrei salire lassù e cercare di sistemarlo. Niente male, eh? Ora ti libero da qui. Scusa. Addio alla mia carriera di ballerino. Che fai? Così ti ammazzi! Questa sarà la mia tomba, Lara. Prendi gli attrezzi. Non senza di te. Almeno una volta nella vita lasciami fare l'eroe. Gli altri contano su di me. Vai! Ora!
uccideranno più nessuno.